Una mappa, una bussola, un percorso sconosciuto. Montecchio Maggiore. Siamo come Minosse nel labirinto alle prese con il Minotauro. Siamo alla gara internazionale di orienteering con i più forti atleti del mondo. Una gara in centro storico con molte scelte, molto più veloce e fisica. Mi ero fatto ovviamente una strategia che era quella di partire il più veloce possibile e poi accelerare e vedere come andavano le gambe e come reagiva anche la testa. C'è una filosofia dietro ogni tracciato, dietro ogni gara. Ovviamente ogni tracciatore cerca di dare quell'input personale e quelle caratteristiche per renderlo unico. Il labirinto non è mai una scelta. È un momento tra il bene e il male, un incrocio tra la via più veloce e il percorso meno tortuoso. Mettiamo indietro le lancette del tempo per arrivare al punto in cui tutto ebbe inizio. Decisamente una sfida nella sfida, perché il MOC è stato un segno di rilancio, di rinascita dopo un periodo, diciamo, abbastanza buio, comunque abbastanza difficile non solo per l'orienteering ma per tutto lo sport italiano. Il MOC è il Mediterranean Open Championship, una 3 giorni internazionale che quest'anno inoltre ospitava anche 2 prove di Coppa Italia. È iniziata nel 2001 questa avventura esplorando i boschi del sud Italia con 2 grandi interpreti dell'orienteering internazionale, Bernd Bjørnstad e Jørgen Mortensen. Sicuramente gli atleti scandinavi, per loro questo è uno sport di massa molto popolare, fin da giovanissimi hanno la possibilità di un reclutamento massiccio. Da noi siamo ancora uno sport di nicchia, per cui dobbiamo proprio andare a cercare i potenziali talenti e questa è la differenza. Noi siamo il Parkour Tour Italia, una società di orienteering con base ad Almonte in Veneto. Da 6 anni ormai sono parte di questo team. Team Junior abbiamo Guglielmo Viale, Alessandro Bedin e 2 new entry che sono Anna Rita Scalzotto e Giulia Di Sette, mentre nel team Elite, che è quello di cui faccio parte io, abbiamo Tommaso Scaletti, Sebastian Inders, Luca Spatscheider, Carlotta Scaletti e Anna Giovannelli. Montecchi e Capuleti, da queste parti, vogliono dire storia di grandi sfide. Romeo e Giulietta vi dicono qualcosa? La bellezza di Montecchio Maggiore sicuramente sono innanzitutto i 2 castelli di Giulietta e Romeo che sovrastano il borgo antico. Difficult race today with lots of route choices and challenging course with where you can lose some time in many places. And for me, I think it went quite well. I'm happy with the 3rd place today. Yeah, the difficulty of the race was quite special, I guess. I expected it like more easy. There were lots of route choices you had to think about and you had to decide really fast. So I managed to do that quite well and run really fast. It was a tough race. Yeah, it's a very beautiful place up here with the castles Romeo and Juliet. And I'm really glad I got to come here to Italy in the pandemic and spent some time with Simona in such a nice place. We have the same passion and so we can share this passion together. Poi 8 parole e il primo scalate del nuovo leader!
Il weekend è andato veramente bene, i primi due giorni mi ha visto come organizzatore, ieri ero il attrezzatore della gara, ho avuto buoni feedback da tutti i partecipanti, mentre oggi invece sono sceso in gara anch'io e ho cercato di dare tutto quello che avevo. E vincere un World Ranking Event dopo quasi due anni di, diciamo, attesa, causa appunto la pandemia e l'assenza di gare, è stato un buon feedback per dimostrarmi che comunque ho lavorato bene e sono pronto per i grandi eventi di quest'anno. Una mappa, una bussola e il filo di Arianna per riportarci a casa, lontano da Italia, in rotta verso la nostra Atene, fino al prossimo traguardo, in volo come moderni Icaro.